oggi ce ne andiamo per colline dolci, colline del Teramano. Tante piante di ulivo le stanno potando. Insomma, siamo a Bellante quest'oggi per questa puntata di Abruzzo in storia, tradizioni, cultura, monumenti, gastronomia, piatti tipici. Insomma, ne vedremo delle belle a Bellante. Seguiteci. Eccoci, lascio Largo della Croce, qui la piazza Belvedere, entro in piazza Mazzini. Siamo al cuore di Bellante, qui davanti al municipio, è bello il municipio di Bellante, incontriamo il sindaco di Bellante, Giovanni Buongiorno. Melchiorre. Buongiorno. Buongiorno, sindaco. Benvenuti. Buongiorno, come grazie stai? Sindaco. Bene, bene, è un po' freddina questa mattina, ma insomma va bene, è il mese suo. Allora, è una bella sede comunale a Bellante qui in piazza. Questo edificio a quando risale? Questo edificio è stato iniziato, c'era già un vecchio maniero feudale, sì. E poi questo edificio è nato come scuola elementare. Ah, ecco, era la scuola di nei Bellante. Nei primi anni del Novecento, è stato completato negli anni Venti. Però il sindaco non è andato a scuola qui. Io sono andato a scuola sì. Qui, esattamente. Ho fatto qui le scuole elementari. Non nei primi del Novecento. Un po' dopo, leggermente dopo, qualche anno dopo, sì, sono stato a scuola qui, è un edificio a cui siamo tutti molto affezionati sì. Perché ha visto passare di qui intere generazioni. Allora, siamo nel cuore di Bellante. Che cosa ci propone Bellante? Intanto c'è la chiesa madre qui, anche se in fase di restauro. Sì, esatto, in fase di restauro dal terremoto. Vogliamo fare una camminata, andiamo verso la chiesa? Volentieri. Andiamo. Allora, per andare alla chiesa facciamo Corso Gualtieri. Sì. Chi era il signor Gualtieri? Beh, Gualtieri era un signore feudale, un signore di Bellante, uno dei tanti che spadroneggiavano in questo territorio. E a un certo punto, tra le altre cose, invase anche Teramo, o almeno ci provò. Mosse sì, sì, verso Teramo. Esattamente, mosse verso Teramo, insomma, fu protagonista anche di una, diciamo, di una sorta di rivolta nei confronti di altri signori che occupavano altre realtà locali. Insomma, all'epoca si guerreggiava molto facilmente, ecco. Quando nasce Bellante? Ma Bellante nasce all'epoca delle incastellazioni, quindi quando sono stati, diciamo, sono nati anche tanti altri paesi fortificati nelle nostre zone che nascevano proprio a fini di difesa sì. Nei confronti delle altre realtà. Bellante è una bella posizione, no? Su un colle, domina, una bella, bella faccia proprio. Sì, diciamo che dei paesi limitrofi è quello più in alto e questo gli dava appunto la possibilità di difendersi adeguatamente. Prima di parlare della chiesa, perché Bellante si chiama Bellante? La prima battuta è perché siete belli e il sindaco mi può dire sì. A noi piace pensare questo, però in realtà l'etimologia del nome è incerta, nel senso che c'è chi dice che per esempio il nome di Bellante derivi da Bellum, proprio perché era un paese che come altri aveva la propensione alla guerra. E quindi è possibile che da Bellum si sia arrivato nel tempo al nome attuale. Andiamo a vedere la chiesa. La chiesa di Bellante, siamo in piazza Arengo, la chiesa di Santa Croce, sindaco. Sì, questa intanto è la piazza, diciamo, principale medievale del paese dove sorgeva il vecchio municipio. Che è questo davanti a noi, proprio attaccato alla torre
Esattamente, sì, Campanella, si chiamava anticamente il Palazzo del Governatorato e c'era appunto la, diciamo, la, l'assetto istituzionale del, del comune. Adesso cosa c'è? Adesso ci sono insediate una comunità di suore, di suore del Madagascar, che vivono niente qui da meno. Noi. Sì, sa, da qualche anno si sono insediate qui, ma in realtà noi abbiamo una grande tradizione di ospitalità di comunità di suore. Ce n'era una che addirittura aveva una, un asilo materno privato, paritario, no? Fino a quasi un decennio fa, poi sono andate via, sono diventate anziane. E adesso sono rimaste le suore del Madagascar. E adesso sono venute delle nuove suore. Ma sono del qui. Madagascar proprio? Vengono dal, dal Madagascar, è una comunità di suore del Madagascar. Allora, la chiesa. Santa Croce purtroppo è chiusa perché all'interno stanno facendo i restauri, la ristrutturazione. Esattamente, sì, dal terremoto. Si chiama Santa Croce e Santa Maria della Misericordia. Santa Maria della Misericordia è la prima denominazione della chiesa, poi si è unita a Santa Croce perché all'interno conserva una reliquia della croce di Cristo. Addirittura? Sì, sì. È una chiesa antica? È una chiesa antica, c'è cioè una prima parte che è del 300, poi è stata sopraelevata nel 500 e nel 700, ci sono stati due restauri, è una delle chiese più belle della provincia, che purtroppo, come dicevi tu, è chiusa in questo momento, ma pensiamo insomma di presto di restituirla non soltanto al culto ma anche all'interesse turistico. Certo, certo. Ve l'aspettavate un sindaco storico, però ci sta aiutando non poco il sindaco Melchiorre. Continuiamo il nostro giro. Andiamo tra i vicoli di Bellante per andare... Uè, qui ci si apre un bel panorama, sindaco. Sì, ma noi siamo circondati da bei panorami. Questa, questa è una terrazza molto bella, caratteristica, sì. Valorizzata qualche anno fa. Piazza Vinci Guerra. Che affaccia tra l'altro su una, sulla pineta comunale, qui il sotto. Mare. Sì, anche il mare sembra di stare vicini. Sì, vabbè, siamo vicini, fondamentalmente. Sostanzialmente sì, ma Bellante è un... diciamo un luogo abbastanza baricentrico nella provincia di Teramo, noi in 10 minuti siamo a Giulianova, 10 minuti siamo a Teramo, insomma siamo anche molto vicini ad Ascoli Piceno, in un quarto d'ora da qui si può raggiungere Ascoli Piceno. Allora facciamo, diamo un po' di numeri, gli abitanti di Bellante, intanto del capoluogo, del centro storico e poi di tutto il comune. Allora nel centro storico ormai vivono poche famiglie, purtroppo. Come tutti i centri storici delle località non marittime soffre un po' di spopolamento, sì. E quindi attualmente contiamo qualche centinaia di persone. Tutta la zona, tutto diciamo, il comune, tutto il comune conta quasi 7.000 abitanti, sì, attualmente, sì, anche se la maggior parte è, diciamo, è centralizzato alla zona urbana di Bellante Stazione. Sì. Di Bellante Stazione. Sì, sì. Prima lo dicevamo mentre ci spostavamo, la piccola o grande economia del capoluogo è ridotta un po' all'osso, nel senso non ci sono tanti posti, tanti locali che magari una volta c'erano. Mi diceva un solo ristorante e quanti bar? Allora, nel centro storico ci sono 3 bar e c'è un ristorante pizzeria attualmente. Ovviamente a ci Bellante sono, Stazione poi ce ne sono molti. Bellante di più. Stazione ce ne sono anche, ce ne sono altre sparse, altri sparsi, sì. Diciamo, nelle contrade. Ma sostanzialmente diciamo che c'è una, diciamo, perdita di servizi nei centri storici che pian piano insomma vengono meno. Ci sono anche delle iniziative imprenditoriali interessanti che però insomma in questi anni stiamo cercando anche di valorizzare attraverso degli incentivi economici, e infatti da qui a poco dovrebbero aprire almeno un paio di attività commerciali. Ottimo, andiamo. Qui siamo sotto il palazzo comunale, dentro una biblioteca. Sì, una biblioteca allestita qualche anno fa, intitolata
ad un nostro compianto concittadino, il professor Primo Di Attilio, docente dell'Università di Teramo, docente di teoria generale del diritto, entriamo di dottrina dello Stato. E lui, prima di lasciarci, ci ha voluto far dono di tutta la sua biblioteca, che contava migliaia di volumi, che si sono uniti a quelli che erano già sì, diciamo, posseduti dal comune. E oggi questa biblioteca ospita studenti che vengono qui a studiare. Quindi è aperta a tutti. È aperta a tutti, sì, sì. Soprattutto ovviamente agli studenti. Esattamente. Siamo arrivati nel punto più alto di Ripattoni e la torre lo dimostra, che siamo nel punto più alto di Ripattoni, la torre che è proprio quella che identifica questo borgo. Con Alberto Santori, il presidente della Provincia di Ripattoni, partiamo proprio da qui. Quando nasce la torre? La torre nasce per il medioevale intorno al 1100, 1100, 1100, tenendo presente che Ripattoni come paese, come borgo, nasce prima di Bellante. Sì. Di Bellante. Tenete presente che la torre, accanto alla torre attualmente c'è la chiesa di San Giustino San Silvestro, che è nata nel 1826, anche perché, molto dopo, anche perché la torre era una torre di cinta della mura del paese. La chiesa nasce nel 1806 perché la chiesa prima di questa era al Belvedere ed è caduta poi, era inservibile, e quindi nel 1800 è stata fatta questa nuova. Presidente, allora la torre è il punto forte, ma non è l'unico, non perché è c'è l'unico. Palazzo Saliceti. C'è Palazzo Saliceti e c'è anche un palazzo privato, mentre il Palazzo Saliceti è di proprietà comunale attualmente, c'è anche il Palazzo Moruzzi che è degno di nota. Va bene, spostiamoci, andiamo. Siamo dentro Palazzo Saliceti, nella parte di Palazzo Saliceti non ristrutturata e mantiene tutto il suo fascino con la pavimentazione originale in cotto, gli affreschi alle pareti, sulle pareti e sulle volte. Presidente, diamo le coordinate di Palazzo Saliceti. Quando sorge Palazzo Saliceti? Palazzo Saliceti sorge nel 1700, tenendo presente che Ripattoni, pur essendo un paese nato intorno al 1000, ha avuto degli eventi catastrofici come un terremoto nel 1700, e prima del terremoto è stato incendiato da un signore di Bellante. Palazzo Saliceti nasce come Palazzo Ippoliti, perché la proprietà del Palazzo Saliceti era la famiglia Ippoliti, che era la Ippoliti era una nonna di Saliceti. Sì. Di Saliceti. Quindi nasce come Palazzo Ippoliti. Nel periodo fascista, 1935, la famiglia va in disgrazia, la famiglia Ippoliti. E il palazzo? Il palazzo viene acquistato dall'allora podestà, sindaco. L'allora sindaco, e ci permettersi sia la scuola elementare che l'asilo. L'asilo, infatti, in questa parte che noi chiamiamo il piano nobile, perché era il piano nobile, e fu ubicata la scuola elementare. Quindi, e mi diceva, è stato anche stabilimento bacologico sopra nel secondo piano, quello ristrutturato, dove sono le opere d'arte di Ripattoni in arte. Nel salone era ubicato nel 1800 da Mioni, che era un industriale bergamasco, una cosa di bachi da seta. Per produrre la seta. E la filanda era ubicata a Bellante Stazione. Palazzo Saliceti contiene anche il teatro. Contiene anche un teatro, un teatro con un'acustica perfetta. E dobbiamo andare a provare. Andiamo a provare. Dobbiamo andare di là. Prego, mi preceda.
Siamo in scena. Siamo sul palcoscenico del Teatro Saliceti, piccolo ma davvero molto particolare. Particolare, con acustica perfetta, addetto di persone che se ne intendono e sono venuti qui. Perché qui ci si fanno concerti musicali, concerti rappresentazioni musicali, teatrali. Teatrali, tutto. C'è stato anche il festival di jazz anticamente. Tornerà anche. C'è la Riccitelli che spesse volte è venuta a fare rappresentazioni qui. E ultimamente c'è stato anche un concerto del Braga. Quindi a dicembre, il 12 dicembre. Funziona. Sente? L'acustica funziona? Pare di sì. Un'acustica perfetta. Guarda, noi guadagniamo l'uscita. Prego. In una delle stanze del primo piano di Palazzo Saliceti troviamo la riproduzione della Stele di Bellante. Sindaco, cos'è la Stele di Bellante? Sì, come giustamente detto, intanto è una riproduzione. Sì. L'originale di questo manufatto si trova nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed è uno dei pezzi epigrafici più importanti di quel museo. La stele è sostanzialmente una stele funeraria che è stata rinvenuta qui vicino, tra Bellante e Ripattoni, nell'alveo di un fiume nel 1867. E poiché all'epoca non c'era la possibilità di conservarla in loco, fu portata a Napoli, che all'epoca era la capitale del regno, e fu studiata. Noi l'abbiamo riscoperta e riprodotta in formato originale. E questo qualche proprio, anno la forma fa. E le dimensioni sono queste. È esattamente uguale all'originale ed è importante perché è uno dei manufatti, dei ritrovamenti più antichi, in Abruzzo è la figura del guerriero che si trova sulla stele, che quindi rappresenta sostanzialmente il defunto, ricorda nella posa il guerriero di Capestrano ed è più o meno coevo rispetto al guerriero di Capestrano. Stiamo parlando di un'età che va tra la metà e la fine del VI secolo avanti Cristo. E c'è questa iscrizione in lingua sabellica, quindi una delle più antiche, che dice sostanzialmente: fate attenzione e portate rispetto a coloro che sono sepolti lungo la pubblica via. Quindi probabilmente questa stela originariamente è stata collocata lì dove c'era questa sepoltura, certo, di questo guerriero nella pubblica via. È un antico bellantese. Forse il più antico, certo. Il più antico bellantese. E il Comune ha promosso anche la pubblicazione, la Stele di Bellante, realizzata qualche da Paola fa, Di Felice. Vero? Esattamente, con la professoressa Paola Di Felice abbiamo fatto questa pubblicazione in cui abbiamo riprodotto il primo studio del barone Domenico di Guidobaldi, che è stato appunto riprodotto in questo volume, il primo studio sulla Stele, che è appunto della seconda metà dell'Ottocento. Io sto prendendo le misure a questo cimelio della famiglia Iachini Piccioni. Siamo in una casa, in una sala cucina che fa provincia qui a Bellante, perché è il momento suo, il momento topico della trasmissione, quello in cui proviamo, in cui io provo un piatto. Addirittura ne proveremo due qui a Bellante, grazie alla maestria della signora Rosanna Piccioni, che ha preparato due piatti particolari. Uno è particolarissimo, non so quanti lo mangerebbero, però addirittura ci fanno una sagra Bellante. Signore, certo. Di che parliamo? Delle lumache. Le scargole, ciammarite, sì. Le lumache. Questo guazzetto è... di lumache. Guazzetto di lumache. E qui? Le pennette alla bellantese. Avanti. Perché alla bellantese? Che c'hanno di particolare? Cominciamo dalle pennette, va. Le Come pennette... sono fatte? È un trito di carne mista. Sì. Piselli e funghi. Piselli e funghi, sì. E sopra una spolverata. La spolverata di parmigiano. Di parmigiano. Sì. E invece andiamo al piatto forte, che è anche quello della sagra. Sì. Cioè, no, tutti e due fanno parte della sagra. Sì, vero? Tutti e due fanno parte della sagra, in più ci sono le tagliatelle col sugo di lumache. Di lumache. Che adesso non è. Adesso, non c'è. Beh, non ne potevamo fare mica 5-6. Ok. Allora, il guazzetto di lumache. Allora, le lumache, come si sa, hanno bisogno di una pulizia enorme, quindi vanno pulite, ripulite, lavate, rilavate, affinché le possa trattate, assaggiare.
poi vengono fatte asciugare nella pendola, poi con tutte le spezie vengono fatte... Tutte le spezie? Quali spezie? Sì. È vero che non lo può dire per statuto, lei ha firmato un contratto con la Proloco. Sì, si arrabbia il però capo. Però diciamone alcune. Sì, sì, non vabbè. Non proprio quella... Vabbè, ci va il soffritto, poi. Ovviamente... Poi ci va il timo, il finocchietto e altre cose. Vabbè, altre cose. Allora. Sì. Poi viene fatto questo soffritto, metti le lumache e poi pian piano si mette il sugo, si fa ritirare. Va bene. Perfetto. Allora, lei li cucina anche alla sagra? Sì. Ah sì, quindi vengono fatte proprio da... No, non solo da me, non ovviamente. Solo da tante sì. persone poi che... Poi c'è Marco me. Che ha le sue... Marco chi è? E Marco è quello uno che chef. Proprio sì, no, un, cucina un le lumache. Ah, è proprio lui. Sì, io aiuto, ma è lui che dà tutti gli ingredienti segreti, è lui che finisce il piatto, allora, diciamo. È arrivato il momento della prova. Eccoci, cerco di nascondere una forchetta, ma il momento è solenne, a parte gli scherzi. Vado a provare, cara Rosanna, intanto le pennette alla bellantese. Vado, Molto buone. E adesso, lo so, qua la ciammarica non è facile, eh. Vado. La riconosco. La riconosci? Perfetto. Perché da bambino, nella zona dove stavo io a Teramo, appena pioveva, si usciva ad andare a raccogliere le ciammariche, le lumache. E poi si facevano proprio così, con il sughetto. Sì. Davvero buono. Sì. Molti ci vanno un po' col, diciamo, le lumache, la bava. Sì. No, sono buonissime perché vengono pulizia, spurgate. La pulizia, dicono però. Davvero buone. Buonissimo. Grazie, Rosanna. Prego. Grazie. Aldo Valentini è il presidente della Proloco di Bellante. Di Bellante. E la Proloco è quella che organizza la sagra della lumaca, anche la sagra della polenta. Ma perché le lumache? Allora, 13 anni fa, quando abbiamo iniziato a promuovere questo piatto, a Villa Penna, che è una piccola frazione di Bellante, c'era un allevamento. Ah! E da questo allevamento è iniziata questa idea. Mi è venuta l'idea. Un po' per promuovere il piatto, perché anticamente in tutti i paesi... Vabbè, in campagna, ma sì, come sì. no? E poi perché c'era questo allevamento. E va bene. Va benissimo, sono la 13ª sagra che abbiamo fatto, ogni anno raddoppiamo le presenze. Addirittura pensate, sì. loro le acquistano intanto, già lumache pronte per il consumo, ma addirittura voi le lavate ancora di più e ci avete una lavatrice apposta. Abbiamo, per le lumache. Facciamo non sapevo l'esistenza. Facciamo un ulteriore lavaggio oltre all'azienda che ce le vende. Le lumache sono tutte lumache di allevamento certificate, l'istituto di Cerasco praticamente ha... ha fatto un disciplinare per questo, è che le lumache le devono mangiare soltanto roba biologica, non mangimi. La lumaca doc. Sì, quasi. La lumaca non doc. Lo sapevamo. Va bene. E viva le lumache. Viva le lumache. Siamo dentro la chiesa di Santa Maria in Eroli, che è poco fuori Ripattoni, insieme a Luigi Sbei, che ha le chiavi, perché è il cognato del prete. Sì, vabbè, sì. Questa è una notazione particolare. Il fiduciario del parroco. Il fiduciario del parroco. Allora, noi siamo qui, Luigi Sbei, nella parte più antica, vero? Questa è proprio la prima parte della chiesa. È la più antica, tant'è vero che queste... Preziosissimi affreschi, sì. questi stanno prima del 1000. Bene, sicuramente. Prima del 1000. Prima del 1000, questi qua sicuramente. Gli affreschi che abbiamo qui sopra di noi. Sì. E la stessa statua, sono rarissime queste qua, perché tutto in legno. Sì. Questa è stata trafugata nel 96, 92, 93 mi pare. Sì. Poi ritrovata casualmente una trentina al nord. Di anni fa. Ed è stata riposizionata al suo posto. Riposizionata al posto. E lei, poi abbiamo una copia, che questa è quella originale, che poi abbiamo avuto la fortuna, nella sfortuna
quando l'hanno rubata, è stato fatto un restauro. Il restauro ha ridato il colore originale della statua, perché prima era stata ritoccata di rosso. L'hanno fatto bene. Questo è proprio quello originale. E questo l'altare è di legno, no? No, è un altare in muratura. È un altare normale in muratura, è stata restaurata più di una volta. Sì. E qui i terremoti purtroppo sono intervenuti negli ultimi 30 anni. 3-4 restauri. Quindi la chiesa antica ci diceva Santa Maria in Eroli, cioè in Eroli, tra i campi. Questo. Tra i campi. Che è ancora Santa tra Maria. I campi, al di là di alcune case certo, che sono certo. Sì, vicine, però c'è uno splendido oliveto tutto intorno. La chiesa di Santa Maria in Eroli è un santuario. Santuario da 2 anni quest'anno, l'anno scorso. Allora, mi diceva che è tra i più visitati della provincia di Teramo. Beh sì, sono una delle chiese più antiche, c'è Madonna delle Grazie, poi insomma sono 2-3, ma questa è, questa diciamo, viene particolarmente è richiesta molto per e le anche per le cerimonie, giusto, i matrimoni. Lo spazio fuori non manca, poi i pericoli non ce ne sono vicino, il traffico non c'è. Ebbene. E questa ha avuto 2-3 restauri negli ultimi 40 anni. Possiamo andare? Andiamo, avviamoci verso l'uscita. Andiamo. Quale migliore conclusione, uscendo da una chiesa che è tra i campi, proprio per definizione, che è perdersi e andarsene in mezzo agli ulivi, non per montarsi la testa, arrivederci.